Rebecca De Nardi. Rebecca è un altro personaggio molto molto importante nell'economia del romanzo Il Serpente Bianco, Intrighi e Passioni di fine 800. Rebecca chi è? Beh, Rebecca innanzitutto la troviamo ragazza all'inizio del romanzo, una ragazza già donna comunque, molto giovane, ma che già è anticonformista di suo. Perché Rebecca, quando incontra Eugenio Vivaldi, se ne innamora perdutamente e decide di sposarlo contro la volontà della sua famiglia, anche lei è nobile, è una contessa, ma ovviamente per amore di Eugenio, quindi rinuncia alla dote, al casato, a tutto quello che è ovviamente qualsiasi tipo di rapporto con la propria famiglia, con la sua famiglia. E Rebecca quindi già per questo è un personaggio molto anticonformista, ma è anche una donna di fine 800, con tutte le contraddizioni che ovviamente hanno le donne di fine 800, quindi un po' incastrata nel suo ruolo sociale, nelle convenzioni sociali, però Rebecca ha il potere di sfidarle queste convenzioni, sceglie Eugenio per amore, si innamora, lo sposa contro tutto e contro tutti, fa di tutto per salvare ovviamente il suo matrimonio, per salvare ovviamente tutto quello che fa, ovviamente per salvare Eugenio da tutto ciò che fa, da tutto quello che combina, e sotto questo punto di vista quindi è una donna appassionata, innamorata veramente. E rappresenta proprio un punto di forza nel romanzo. E Rebecca a un certo punto avrà anche la capacità quindi di scegliere, di fare una scelta che poi determinerà tutta l'economia del romanzo stesso, perché Rebecca a un certo punto metterà Eugenio con le spalle al muro e da lì in poi appunto partirà un altro tipo di evoluzione sia del suo personaggio che di quello di Eugenio stesso per poter raccontare quindi l'evoluzione stessa del secolo che io ho narrato ovviamente nel romanzo. Quindi la fine dell'Ottocento, la seconda rivoluzione industriale, la Belle Époque, una nuova prospettiva di vita, una nuova prospettiva ovviamente di condizione anche sociale diversa da parte delle donne, che però erano ancora vincolate e ancorate al loro modo di essere e di esistere. Ma Rebecca no, Rebecca rompe questo schema. Moglie appassionata, ha subito tantissimo, tantissimi torti dal marito, eppure innamorata, ha il coraggio di fare questa scelta che non svegliamo e che determinerà poi ovviamente tutto quello che è il comportamento e soprattutto la reazione di Eugenio stesso. Quindi Rebecca, devo dire, anche tu mi hai dato tantissimo perché sei stata veramente una donna sorprendente. Per la fine dell'Ottocento sei stata una donna molto moderna. Hai in te tutta la passionalità, di una donna innamorata, hai in te però anche tutta la testardaggine e la grande caparbietà nel voler lottare per poter difendere il tuo amore e quindi per poter ovviamente andare oltre e cercare effettivamente di raggiungere ciò che vuoi nella tua vita, che ovviamente è la cosa più importante, ovvero l'amore di tuo marito Eugenio. Quindi grazie Rebecca, sei stata veramente una donna straordinaria, un personaggio che mi hai dato tanto. Sì, Rebecca mi ha arricchito tantissimo e mi ha dato modo anche di mettermi nei panni di una donna di fine 800 con tutte le sue contraddizioni, ma con la sua grandissima volontà di volersi evolvere, di non sottostare a quelle che sono appunto le convenzioni sociali, ma di voler effettivamente andare oltre, guardare avanti e cercare di difendere quello che per lei più conta, affermarsi quindi soprattutto non solo come moglie, perché già ovviamente lo è, ma soprattutto come donna. Donna quindi che ama, donna che vuole che il rispetto, soprattutto l'onorabilità da parte del marito, donna che quindi vuole essere una donna diversa da ciò che è stato. Spero con questa piccola pillola di avervi incuriosito. Vi ricordo Il Serpente Bianco, Intrighi e Passioni di fine 800. Se Rebecca un pochino vi ha ovviamente intrigato e vi ha incuriosito, beh, potete tranquillamente leggere il libro. Io per il momento, come sempre, vi ringrazio, vi mando un bacio grande, alla prossima, ciao!